Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Nutro profonda stima e ammirazione per Alessandro Barbero, storico che si è reso protagonista anche di una meritevolissima opera di divulgazione della storia presso le masse. Tra l'altro adesso è andato anche in pensione Alessandro Barbero, e tuttavia questo non mi esime dal criticarlo allorché io mi trovi in disaccordo con lui. La critica può anzi costituire la base per un confronto fecondo e socratico. Recentemente sul Gambero Rosso Barbero ha detto in un'intervista che l'identità culinaria italiana non esiste. Insomma, secondo Barbero, l'identità degli italiani a tavola è inesistente. Ora, io mi trovo profondamente in disaccordo con questa affermazione di Barbero e, come ho provato a mostrare nel mio libro La dittatura del sapore contro il gastronomicamente corretto, ritengo, per argomentate ragioni, che esista una ben radicata tradizione identitaria italiana anche a tavola. Certo, l'identità italiana esiste nella pluralità delle culture anche alimentari che compongono il nostro splendido e gustoso, il caso di dire, paese. In particolare la pasta, o come meglio dicono i francesi, le paste, rappresentano da sempre un elemento distintivo della cultura gastronomica italiana e della nostra identità a tavola. E questo mi pare un elemento importante che forse Barbero trascura, finendo per sostenere una tesi a nostro giudizio non condivisibile, ovvero che non esiste un'identità culinaria italiana. Esiste come, ed è anzi particolarmente ricca e feconda, ed è quella che ha reso l'Italia celebre in tutto il mondo anche per la sua splendida tavola.